qualunque cosa ci sia scritta. Voglio che tu sappia che sono felice che tu sia venuta qui. Il solo fatto di averti conosciuta è già una ragione sufficiente per essere felice. Ora lo sono. E continuerò ad esserlo. Per tutto il tempo che ti avrò accanto a me. Non importa se saranno 10 minuti. Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando farò calare la mia vendetta sopra di te. E se ti dicessi che non ho intenzione di lasciarvi andare, che cosa faresti? Cosa faresti, pezzo di me? Ma che fai? Sei pazzo! Che se lo vedano fra loro. Non voglio discutere con te. Ah. Uey! Sono stato gentile con te. Sono stato gentile con la tua famiglia. E come mi ripaghi? Lasciandomi qui a crepare. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del Nord. Generale delle legioni Felix. Servo leale dell'unico vero imperatore, Marco Aurelio. Padre di un figlio assassinato. Marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra. E questo comprende quali cose dirmi e quali non dirmi? Assolutamente no. Allora perché non mi hai parlato dell'architetto? Perché non mi hai detto delle altre Zion e degli eletti prima di me? Perché non mi hai detto la verità? Non era il momento di dirtela. E chi ha deciso che non era il momento? Io non voglio morire. Io voglio vivere. Per sempre. Vivere laggiù, nelle terre che ho conquistato. Vivere nel mio regno. Questa deve essere la mia ricompensa. Io prenderò il tuo posto. Ma non seduto su una maledetta barca. Padre misericordioso. Ho sperperato i miei giorni nella speranza di fare tante cose. Questa non era nei miei piani. Ma in questo momento la mia preghiera è vivere i prossimi minuti con onore. Scusa, non volevo spaventarti. Volevo solamente... ti sembrerà una domanda piuttosto stupida, soprattutto dopo la nostra puntatina in quel negozio. Ma io mi stavo domandando se per puro caso... mi pare ovvio di no, perché a dire il vero sono andato a letto solo con 9 donne, ma mi stavo chiedendo se... Io ho la sensazione di provare, insomma, per riassumere tutto in una versione leggermente più chiara, con le parole di David Cassidy in quel pezzo famoso quando faceva ancora parte dei Partridge Family, io credo di amarti. Allora, sì, mi è venuto in mente che forse, chissà, a te potrebbe far piacere se... No, naturalmente no. Quello che ci serve... È un fetido, rabbioso, scoiattolo, mangia uomini. Ce la puoi fare? Allora, per prima cosa, scompigliamo un po' il pelo. Sei una favola. Poi diamo una arruffatina a peli, cotoniamo la coda, mettila, più gonfia. Mi piace davvero un sacco. Ora, fammi lo sguardo da pazzo, bello, coraggio. No, non sono affatto pronto. In realtà, ho molti altri progetti. Non è che un piccolo contrattempo in una grande operazione. Preparerò un altro incantesimo e torneremo in affari. Tengo ancora prigioniero quel principe Ranocchio. Mi serve un altro po' di tempo. Hai disobbedito a tuo padre. Lo so. Avrebbero potuto ucciderti. E quel che è peggio, hai messo Nala in pericolo. Lo capisci cosa c'è in gioco? Hai messo a rischio il futuro del nostro branco. Volevo solo dimostrarti di poterlo fare, di poter essere coraggioso come te. Io sono coraggioso solo quando devo esserlo, quando non ho scelta. Ma tu non hai paura di niente. Oggi ho avuto paura. Davvero? Sì. Temevo di perderti.